Basta false promesse allo slogan dei ragazzi di Fridays for Future, tornati a manifestare, chiedono che i fondi europei vengano destinati anche alla lotta in difesa di ambiente e clima. Sit-in e iniziative virtuali degli attivisti di Fridays for Future con lo slogan Basta false promesse nella giornata mondiale dello sciopero globale per il clima, nel rispetto, scrivono in un comunicato, delle norme anti-Covid. Antonio Sgobba. A 2 anni dal primo sciopero globale per il clima tornano a manifestare i ragazzi dei Fridays for Future, un movimento che è cresciuto e ora cambia. In Italia gli attivisti si sono dati 6 portavoce. Una di loro è piemontese, Laura Vallaro, 20 anni, di Chieri, studia scienze forestali a Grugliasco. Durante quest'anno è cambiata tanto la vita per tutti e anche il movimento Fridays for Future ha cercato di adattarsi alla situazione, quindi anche fare scioperi online e non soltanto in piazza perché non era sicuro. Nello specifico a Torino in Piemonte abbiamo chiesto di agire sull'energia in generale, quindi passare sulle rinnovabili e sul trasporto pubblico che è molto carente in questo momento. A Torino hanno scelto di manifestare nel giardino tra il Palazzo di Giustizia e il grattacielo di Intesa San Paolo. Nonostante il distanziamento e le regole imposte dalla zona rossa, in tanti hanno risposto all'appello. Ho 15 anni, la mia prima manifestazione ne avevo 13, mi ha portata la mia professoressa di scienze. Quando sono arrivata al liceo ho deciso di mettermi più in campo e sono entrata nel gruppo di Torino. Dopo un anno di pandemia le richieste non cambiano. Le risposte devono arrivarci dal governo, ma anche dalle regioni e dagli enti locali, perché la crisi climatica deve essere combattuta sia a livello internazionale, sia nazionale, sia locale. La regione dovrebbe potenziare il trasporto pubblico locale della nostra regione, ad esempio un esempio è quello delle ferrovie soppresse che andrebbero riattivate. Ci rivolgiamo alla politica e chiaramente la Giunta civile deve fare assolutamente di più. Non è abbastanza. Il presidio andrà avanti tutto il giorno, come nelle altre 70 piazze italiane che partecipano all'azione mondiale per il clima.